Chi è tornato alla Slim Dogs? Ciao! Come va? Bene. Forse il personaggio più atteso in questo post quarantena, Benedetta. E questa settimana ha deciso lei stessa che sarà protagonista indiscussa di questo vlog. Allora, è successo che qualche giorno fa Benedetta ha preso il mio Instagram e ha fatto questa storia. Ciao a tutti. È successo. La prossima settimana io prenderò possesso del canale di Cane Secco. Quindi fatemi delle domande e io vi risponderò a tutto. Quindi sono arrivate delle domande ed è un Q&A di Benedetta. Sono pronta. Vai tu. Vado io. Secondo me questa prima è interessante. Al posto dell'orto, fate un recinto con un maiale? Sai che guest star nei video? No, Benedetta, sì, ma sì, ci manca solo il maiale qua dentro. Fatta, ma no, ma che sei matta? Lo sai che è una buona idea? Perché il maiale mangerebbe l'erba, quindi non avremo più il problema dell'erba alta. Se avete un maiale che vi avanza, scrivetelo nei commenti. Io. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Benedetta, tu in questo periodo hai avuto il tempo di rilassarti, sei addirittura tagliato i capelli, che è una cosa che non hai mai fatto nella tua vita, no? Non è che adesso sei troppo rilassata per tornare a lavorare qui? No. Prima prova di rientro alla Slim Dogs. Vieni un attimo per capire se sei veramente pronta. Devo chiudere sto coso. Madonna, pensa se lo chiudeva così. Cioè, era tipo... Perché Matteo fa una cosa strana. Così chiudilo tu. Io sono d'accordo, Matteo fa una cosa tipo così. Ho fatto. Dio, come hai fatto così? Adesso però potresti rifare? No. Senti, però mi dai un tuo giudizio su come abbiamo sistemato la stanza? Ho apprezzato l'ordine. La mensolina? Cioè quella lì sopra. Ah, manco c'è. Non l'avevo notata. Però guarda, c'è la... Aspetta. C'è la luce. Che bello. Che cos'è questo? È un pacco da aprire. Ma quindi... Tengo io. Un piccolo pensiero per i vostri momenti di svago. Grazie di tutto e continuate sempre in fissa. E Andrea Albano. Grazie. Dobbiamo provarla. Questa è caccia all'uomo. L'hai capito? Io controllo. Che bello! Grazie Space Valley per queste magliette pazzesche. Finalmente! Quali sono le tre cose più strane che hai visto o fatto alla Slim Dogs? Sei tu con un'ascia in mano che accetti, accetti un tavolo. Ah, basta, vabbè. Però finiamola qui, eh. Una volta però nella mia vita mi è capitato di vedere uno che lanciava un'ascia tipo ubriachissimo in una festa contro delle persone. Non alla Slim Dogs. No. Perché poi è un attimo, cioè hai assistito a un omicidio, così è. Infatti l'hanno poi arrestato. Era una festa di 18 anni. Che feste frequentate. Benedetta, ma tu prima sbroccavi già di tuo così tanto da quando sei alla Slim Dogs? Allora, questa però è una domanda a cui dovresti rispondere. Io ho visto un peggioramento. Quando sei arrivata eri tranquilla, ti mettevi in un angolino, adesso giri, prendi la telecamera, vai in giro, urli pure tu. Benedetta, cosa c'è? Sono peggiorata in positivo. In positivo. È un giorno che sei tornata. Un giorno e mezzo. Ma cosa ti mancava di questo ambiente? La confusione. Ti mancava? Eh sì, perché tutto questo tempo a casa senza sentire urla sovraumane, invece qui ci sono. E quindi è bello sentirle. Invece cosa non ti mancava? Marco Cioni. Benissimo. L'ho istruita proprio bene. L'ho imparata bene. No, comunque era sincera, perché prima che tu venissi con questo aggeggio, lei me l'ha detto sinceramente questa cosa, che ci siamo mancati. Grazie, quindi prego. È Santucci approved. Santucci approved. Secondo te, Benedetta, Matteo lo sta un po' soffrendo questa cosa che non è più il cane alfa? Cioè ormai non conta più niente lui all'interno. Un po' sì. No. Sta arrivando? Sta arrivando? No, non volevamo dire niente. Non abbiamo detto nulla. State parlando male di me. No. Stavamo solo dicendo che siamo preoccupati. Mi state rubando la scena. Guarda, si sono messi anche la luce per essere belli. Ah.
mentre Matteo Bruno lavora senza sosta. Ma si vede in casa. Capito? Se tu ma devo imparare a girare, so 15 anni. Ma tu che fai qua? Ci abbiamo una se io imparo a girare faccio tutto video. Io poi. Poi fai un po' di fotografia, lavorami bene. Sto ragazzo mi fa le robe poco curate. Guarda che bello. Scrivete nei commenti che bello! Io sto impazzito. Fammi parlare. C'ho bisogno di parlare. Sono 9 ore che sto dentro sto tavolo. Dentro sto tavolo, perché io sto dentro sto tavolo. Guarda quanto è alto. Ma arriva al collo. Allora, non lasciamo Matteo Bruno alla sua follia. Vieni Gio. Ma ho bisogno di compagnia. Perché non urli mai? Meno male. Pure lei. Urliamo insieme, Gio. No. Dai, al 3. C'è Adriano al telefono. No, no. Dai, 1, 2, 3. Ma noi stiamo a lavorare. Ma che è sta cagnara? E stiamo... Io ancora non ero tornata, ma mi è stato detto che loro hanno ridipinto le librerie nella stanza di Matteo. E hanno la stanza di cameretta di Matteo. E hanno aperto la porta del capanno. Quella porta che è dietro la tua testa in questo quella, momento nell'inquadratura. Esatto, quella. Matteo l'ha aperta la porta. Confermo. Poi cosa ha fatto? Ha dipinto le librerie insieme a Marco, team building, eccetera, eccetera. E poi si è messo la chiave in tasca. Confermo anche nei questo. Nei pantaloni. Lui ha ben pensato di buttarli con tutta la chiave dentro. Però ho risolto io il problema. L'ho risolto in maniera drastica. Scusami, Matteo, potresti spiegarmi qual è il piano? Non ho un piano. Proverò a trapanare. La serratura. Benvenuti al primo corso di scassinatura. Praticamente per aprire una serratura si utilizzano due oggetti, un grimaldello e un tensore. Il grimaldello è quello che ti permette di entrare e abbassare tutti i piedini della serratura. Il tensore è quello che invece a un certo punto mette in tensione il meccanismo della serratura finché col grimaldello non hai messo nella posizione giusta tutti i piedini e quindi dang e si apre. Sai quando l'ho imparata questa cosa? Al liceo. Durante le lezioni di fisica io facevo prove sulle serrature. Ok, ma quindi cosa c'entra il trapano in tutto questo? Vediamo, oh, ma dico. Hai preso un coltello? Quanto ti fa? Beh, ecco figliolo, come si apre una porta. Quanto ci hai messo? 10 minuti. Ma era tanto che speravo di riuscire a aprire questa porta, adesso ci sono riuscito. Alla fine ho vinto io. Scoppia un incendio in studio. Sta crollando tutto, ma puoi salvare solo un cane. Chi salvi? Scommetto Marco che il primo... Cioni no, lo sapevo. Tanto è meglio un mondo senza Marco Cioni. Giovanni? No. Giovanni no, magari è stato lui la causa dell'incendio. Matteo no. Lo sapevo. Perché non è un padre di famiglia. E lo quindi sapevo. Salva Adriano Santucci. Brava, salverei anch'io Adriano. Dai, c'è padre, una figlia, dai, c'è una figlia. Ma quale var, padre a una figlia, non si fa. Lo apprezzo molto come scelta, anche se mi hai lasciato morire. Funziona la macchietta del caffè? No. Perché non chiamiamo per portarla in assistenza? Chiamato. Chiamato. In pratica Benedetta non si sa perché è convinta che la nostra macchinetta del caffè durante la quarantena si è sistemata da sola. Qualcuno è entrato qui in studio, l'ha aggiustata e poi se n'è andato. Non c'è il cavo della corrente, cominciamo da qua, tieni. Matteo dice è caduto sotto, ma se io vado qua sotto il cavo della corrente non c'è. Tu come hai fatto ad andare lì sotto? Come? Non c'è il cavo, no? Io vedo del lampeggio. Sì, ma era rotta tipo la pompa, cioè non usciva il caffè. Però la macchina si sforzava, cioè... Però non usciva il caffè. C'è ancora la spia quella. Non funziona, Benedetta. Cioè, sembra un trattore messo male. Sei d'accordo che non funziona? Sono d'accordo, chiamiamo il tecnico. Benedetta, ma quando è che si rifarà il pavimento nelle altre stanze nella casa della Slim Dogs? Non ci voglio proprio pensare. Ma basta con sto bricolage, sto posto l'hanno forato più di una groviera. Entro dicembre. Ma chi l'ha detto? 2020. Chi l'ha detto? Quando? Devono mantenersi no. Le promesse. No. Matteo Bruno. Gente, è arrivato un pacco. Ecco voi, io mi pazzo. È arrivato un pacco. Apro. Ah, che bello! Ci hanno mandato i cioè. I poster, aspetta.
Ma il poster di chi è questo? Ah, ma bellissimo, questo me lo metto subito in camera. Antonello o Antonella? Antonella Murolo, grazie Antonella! La prima impressione durante il primo giorno alla Slim Dogs, prima di lavorare con loro, li seguivi su YouTube? Io conoscevo solo Marco. Ho detto che è raccomandata. E non conoscevo Slim Dogs. Però poi l'ho conosciuta e è stato un amore a prima vista. Sì, questa settimana questo video è stato di Benedetta, ma la prossima settimana sarà di nuovo mio. Quindi scrivete nei commenti se volete che il canale passi definitivamente a Benedetta. Mettete like, condividete il video e attivate la campanella, perché Matteo Bruno non lo dice. Mazza, anche il dissing sul finale, pazzesco. Bene, ciao. Ciao.